Già i paragoni con Marco Van Basten si sprecano. George Weah, l'ex telefonista liberiano cresciuto calcisticamente in Francia, ha conquistato i tifosi rossoneri. I ragionieri del pallone dicono che oltre alle quattro reti messe a segno ha fornito quattro assist decisivi ai compagni. Ma se i gol sono importanti, e quello segnato alla Juve è stato un capolavoro, la tecnica di Weah è impressionante. Grande capacità di palleggio, intelligenza tattica, opportunità. Van Basten, il suo predecessore, lo ha definito un centravanti vero, moderno. Anche fuori dal campo Weah è un campione. Il 25% dei suoi emolumenti vanno agli africani bisognosi. Nonna Emma gli diceva sempre che occorre restare semplici e lui vorrebbe che anche George Junior seguisse le sue orme di calciatore e di uomo. 15 mesi di attesa per gridare nuovamente in faccia al mondo la propria gioia, la propria rabbia. Diego Armando Maradona è tornato al gol ed ha scelto un'occasione importante, la sfida in trasferta con l'Argentinos Junior, la squadra che lo ha visto nascere, crescere, imporsi. Una presenza costante nel vivo delle azioni del suo Boca, così come l'amico Caniggia, quella chioma bicolore non proprio da uomo e padre di 35 anni. Maradona ieri ha entusiasmato di nuovo i calciofili del suo paese e si è riproposto per i giochi di Atlanta. Uscito a 20 minuti dalla fine, è stato fischiato dai suoi vecchi tifosi, perché la sua è stata la rete decisiva, quella del definitivo 1-0. Ah già, il gol. Eccolo qui. Solito sinistro, solito angolo. Nessun commento. Non c'è più il buio oltre quella siepe. Mr. Oxon, in soli due giorni, è riuscito a portare un tale entusiasmo che l'Inter sembra un gruppone compatto e determinato. Immagini in anteprima di quello che farà questo signore inglese, cittadino del mondo che già parla italiano, chiama per nome i giocatori e sembra conoscere i rimedi per la squadra. L'Inter di Hodgson, quando posso per me essere allenatore qui, in questa giovane, in questo periodo, e speriamo che Inter gioca correttamente, con aggressività, ma un'aggressività controllata e con una grande partecipazione offensiva. La prima lezione di Mr. Oxon ha già entusiasmato tutti. Bene amici sportivi, adesso gli appuntamenti della Roma che sta entrando in campo.